so sta tecnica a San Pedro d'Atacama, giusto per la notte, per cambiare i soldi, per fare la schedina del telefono. Siamo ripartiti e stiamo andando verso la mano del deserto, quel famoso monumento del deserto qui di Atacama. E sulla strada, cioè, ci siamo accorti che c'è un paesaggio stupendo, bellissimo, e ci siamo fermati. Adesso ve lo faccio vedere. Una vallata desertica, guarda che spettacolo, non ce l'aspettavamo così bello. La nostra macchinina qua impolverata, deserto, Cordillera della Sal. Tutto a posto? A posto. La cellula è ancora attaccata? Ancora attaccata. Allora, avevamo aspettative molto basse stamattina perché ho sentito parlare che questa zona non era particolarmente bella panoramicamente. Deserto. È un deserto. È desertica, molto bella. E quindi abbiamo deciso, vabbè, andiamo a vedere deserto. La mano. Però, no, alla fine questo pezzo è bello. Siamo in zona paleoliche e pannelli solari nei campi. Il sole c'è, 18 gradi. Questa zona desertica è spaventosamente piena di industrie metallurgiche, del cemento, estrattive. C'è un susseguirsi di queste ciminiere. Guardate. Passata la zona delle fabbriche, siamo di nuovo da soli nel deserto. Deserto. Impressionante. E dopo tutte queste ore di viaggio stiamo arrivando alla mano del deserto, un simbolo del Cile, uno dei luoghi più fotografati del deserto di Atacama. Una scultura del 1992 in ferro e cemento. È qua nel bel mezzo del deserto per ricordare che tutto può diventare deserto se non viene curato dall'uomo. Non siamo solo noi che vogliamo farci le foto con la mano, ma ci sono anche i camion, e qui stanno arrivando dei camion man giganteschi con gli autisti che si fanno le foto. E siamo tornati sull'Oceano Pacifico, molto nuvoloso, molto incazzoso, alle porte di Antofagasta, dove adesso cerchiamo un posticino per dormire. Ci credo.
Allora, siamo arrivati a Antofagasta, non ci ricorderemo mai. E abbiamo deciso, seguendo gli overlander, di parcheggiare qui davanti a questi palazzi, vicino alla spiaggia. Il posto ci sembra decente, soprattutto illuminato, ci sono un sacco di persone che abitano qui, un sacco di macchine parcheggiate fuori. Però se andate qua c'è un matrimonio, questo qua dietro. Quindi siamo un po', sì, un po' in imbarazzo, però siamo qua. Andranno via, finirà il matrimonio, proprio il cane, la sposa è tutta nuda. Stanno applaudendo, forse hanno finito. Buongiorno, svegliarsi col rumore del mare, delle onde dell'oceano, però a noi piace proprio tanto. Poi siamo in maglietta, non fa caldissimo, però rispetto a essere a 4000 metri è tutta un'altra cosa. C'è il profumo del mare, poi buonissimo, è proprio bello. Iniziamo la giornata. Allora, questa città sembra di essere tornata in Europa. Antofagasta. Adesso è uscito anche il suo conto. Vediamo se riesco a farvi vedere qualcosa. Di questa città Antofagasta è la portada, ossia questo arco naturale di pietra qua in mezzo all'oceano Pacifico. Oh. Hai la maglia tutta sporca. E qua c'è la solita scritta Antofagasta. Si vede la scritta e la portada. Il mio autista che guarda il mare. È un bel panorama nonostante il tempo brutto. No, oceano Pacifico, bello arrabbiato. Siamo arrivati a Tocopilla, è un po' triste, perché c'è tutto grigio. Adesso cerchiamo qualcosa da mangiare. Zona industriale anche qui, bruttina. Qui ci abbiamo preso la sogliola, patate e riso e ci portano pure il pane in Cile. Che culo! Allora, qui è dove abbiamo pranzato, però non è stato eccezionale, il pesciolino sto linguando. Voilà. Abbiamo lasciato il mare ed è tornato il sole. C'è una nuvola, un cielo azzurro qua, è qua dipinto.
siamo entrati nella Valle della Luna. Ma come è contento il mio amore? Allora, siamo arrivati un po' tardi perché sono le 4 che siamo ritornati da Antofagasta. Ma domani vogliamo proseguire e fare il passo per arrivare in Argentina e quindi abbiamo deciso di visitarla adesso. Secondo me è anche una buona ora perché stiamo andando verso il tramonto, ma ci hanno messo un po' ansia perché hanno detto che dovremmo uscire entro le 5 e mezza, perché sennò ci chiuderanno dentro. Non credo, dai, sono ottimista. E quindi andiamo a vedere questo pezzettino qua di Valle della Luna. Male che non abbiamo lavato la macchina, l'avremmo risporcata. Guardate che belle dunone. Questo è il secondo stop che facciamo, il penultimo, perché noi siamo partiti dal fondo ed è una miniera. Matteo mi ha abbandonato, non ho abbandonato Matteo, mi ha abbandonato perché non vuole fare la fatica di salire sulla duna e quindi ci vado da sola. Mi riempirò i piedi di sabbia, ma adesso ho trovato che questo pezzettino di qua è meno profonda e quindi è meglio. Il panorama è veramente, veramente, veramente bellissimo, molto, molto bello. Tutte queste rocce, la sabbia, stupendo. Qui adesso siamo in ombra, si vede sicuramente un po' di più. Ah, che fatica. Non si può salire su questa duna e infatti è perfetta, tutta modellata dal vento. Allora, onestamente è più bello il giro del panorama che salire qua sulla duna. Però ormai sono salita, faccio l'ultimo sforzo. Molto bello il panorama scendendo dalla duna, guardate, spettacolo. Sono i tipi davanti che mi rovinano un po' il panorama, ma non posso farci niente. Alla fine ho fatto tutto il giro della duna, non sono tornata indietro dalla stessa parte, meno male perché la vista è stupenda. Speriamo che Matteo mi stia aspettando, anche altrimenti rimango qua a piedi, devo cercare un passaggio. No, più che altro che non l'abbiano cacciato. No. Però guardate che spettacolo, facevo perdermi questo.
sembrerebbe che ci sia questo sentierino parallelo per tornare al parcheggio che è laggiù. Quindi adesso ci provo, perché sulla strada sennò ti investono, mi sa, e mi godo ancora questo panorama al quasi tramonto, che è qualcosa di fantastico, veramente. Consigliata Valle della Luna e fatela al tramonto. Entrate magari un po' prima delle 4, così non vi mettono l'ansia, tipo alle 3:30, tra le 3:30, così fate tutto un po' più con calma, però bello 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 bello. Ragazzi, c'è ancora Matteo, guardatelo là, la nostra macchinina parcheggiata. Mi sgriderà sicuramente perché ho fatto tutto il giro, ma non importa, ormai l'ho fatto, non mi può fare mica nulla. Si arrabbierà un po' perché poi mi sono insabbiata tutti i piedi e gli sporco la macchina, però non diciamoglielo, me li scollo di nascosto. E ora lasciamo la Valle della Luna con questa vista fantastica su quelle montagne laggiù e andiamo a dormire a San Pedro de Atacama. Dato che sono 2 giorni che siamo in Cile e non abbiamo ancora attaccato la bandierina, adesso operazione bandierina. Ma vi faccio vedere lavoro finito, perché Matteo non mi fa da supporto, da cavalletto, quindi a dopo. Ecco bandierina Cile, Bolivia, Cile e spero di metterci quella dell'Argentina a breve.